Molto bene ragazzi, siamo qui con Perfect Orochi. E vabbè, aspettate, facciamo fare la terza pergamena così subito. Attacco speciale. No! Non dovevo farlo in aria. Cazzo. Guarda, mi sono mangiato l'attacco speciale da solo. Vai, aspetta. Terra, vai! Attacco speciale contro Perfect Orochi. Come vedete, ora da ora Umura ha la sua uniforme dell'Ebigio. E oh, è stordito, vai. Tempo per dargli un bel po' di colpetti. Ah, siamo anche dietro di lui, quindi va bene. Vai, attacco speciale. No, niente. Vai, attacco speciale, così lo finiamo. Flying Wild Dance. Che finale, eh già, che finale. L'abbiamo sconfitto con una mossa speciale. Ragazzi, oramai siamo alla fine. Sono le ultime. Vediamo un po', questa è la 3 di 18 mi sembra. Oh, no, 3 di 19. 3 di 18, sì, 3 di 18. È la terz'ultima. Distruzione. Siete tutti quanti a posto? Sì, stiamo a posto, grazie Asuka. Siamo... Sì, siamo a posto, proprio come mi aspettavo da Omura. Ah, sono tutta appiccicosa! Seriamente, questo è veramente maleducato. Lascia che mi strofini. Ehi, Kage, non strofinarti sui miei vestiti! Scrub, scrub. Guardate, intanto in mezzo al casino cosa è successo, Questa deve essere la fine di Dogen. Forse, ma non è ancora finita. No, comunque Dogen è morto qui, ragazzi. Adesso morirà tra poco, ecco, guardate, in mezzo al caos. Kagura si è risvegliata, è terza forma adesso. Quell'aspetto. Master Kagura, voi vi siete finalmente risvegliata completamente. E adesso è una donna adulta. Non è più un adolescente, ma una donna adulta. Chi sei tu? Io sono Naraku. Naraku. Ah, che cos'è? La mia testa mi fa male. Devo andare. Devo distruggere gli Yoma. Master Kagura, io mi sono risvegliato. Master Kagura, voi vi siete risvegliata, non è vero? Ah, la mia testa ancora. Naraku, sei Naraku. Non è vero? Non preoccuparti, non ti dimenticherò. Adesso seguimi per la caccia agli Yoma. Giusto. Ok ragazzi, siete pronti? Penultima missione del gioco. Ninja Room, facciamo. Dai, mo. Loading, 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 loading. Sempre a loading, madonna. D'accordo. Missioni, Deep Crimson Chapter. Ecco, 2 di 19, 5 di 19, la penultima. Ferma Kagura e Naraku. Naraku ha speso la sua intera vita ad aspettarmi. Non lascerò che tutto ciò sia invano, Kagura. D'accordo. Ora dovremmo combattere contro Naraku e Kagura terza forma. Ragazzi, Kagura si è risvegliata. Ora è la terza forma ed è alle sembianze di una donna adulta. È la prima bambina, seconda ragazza, terza donna adulta. Eccole qui. Aspetta, non vi lascerò. Aspettate, non vi lascerò andare. Perché stai? Perché ti metti contro di me? Te l'abbiamo detto per il tuo bene. Se continui a uccidere gli Yoma, probabilmente ritornerai nella... Se continui a uccidere gli Yoma senza probabilmente ritornerai alla sfera della reincarnazione. E il significato della mia vita è seguire questo destino maledetto. La pensi veramente così? Non pensi che potrebbero esserci alternative? Non me ne importa. No, invece sì. Abbiamo distrutto tutti gli Yoma in questo posto. In questo modo tu non dovrai tornare nella sfera. Siete veramente delle pazze. Una cosa del genere sarebbe possibile solo se voi siete più forti di me. Questo è assolutamente vero. Ed ecco perché ti batteremo, batteremo entrambe. Tu perdi e tu smetterai di cacciare gli Yoma. Questa è una buona idea. Voi due giovani donne avete uno strano senso dell'umorismo. Molto bene, vi considererò un esercizio. Vabbè, io vi assisterò. Ah, ora non si sente per il volume basso, ma la voce di Kagura ora non è neanche più... Non è neanche più candida come prima, anzi è diventata minacciosa e profonda. Nonostante la doppiatrice in tutte le forme è sempre la stessa.
Che si chiama Yuki Matsuoka e, curiosità, è la stessa che ha doppiato Orihime in Owen Blatch. Quindi pensate un po', proprio doppiatrice conosciutissime per questa saga. Ok, Kagura vola anche, siamo già Shinobi trasformate, vai. Io mi occupo di Kagura e lei di Omura di Naraku, vai. Nessun umano può sconfiggere. Oh merda, me la sta facendo, me ne sta suonando proprio. Vai, attacco speciale a tutte e due. Oh, vai, Naraku è vita gialla. Kagura invece a che punto sta? Ah, ancora la vita verde, Kagura. Devo però andare ad Asuka e, merda, fare qualche pergamena. Perché se no, non... No! Mi conviene un po' scappare adesso, ragazzi. Mi conviene un po' scappare. Mi conviene un po' scappare. Ah, Kagura Clotting Damage. E vai, Naraku Clotting Damage. Sto scappando perché, ragazzi, mi vedete, sto aspettando che si ricarichi un po' la vita. Merda, guardate, i poteri di Kagura sono qualcosa di incredibile. Dai, 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 dai. Dov'è? Eccola qui, Kagura. Ah, le mutandine Reggiseno. No, cazzo. Asuka è svenuta. Facciamogli un Sachikage. Vai. Ci stiamo occupando di... Vai, di Kagura. No, merda, la mia testa mi fa male. E cacchio, ti fa sempre male la testa. Cosa sei, un Psyduck? Vai. No! Allora. Qui si sta mettendo maluccio la cosa. Dovrei aspettare che Asuka si risvegli. Ecco, vai, Asuka si è risvegliata. Ora quindi andiamo tranquilli. Ah no, ecco, l'ha sconfitta lei con un colpo, vai. Questo è. Ce l'abbiamo fatta, Omura? Sì, è stato facile. Va bene, ragazzi, questa era la penultima parte di... La penultima no, ragazzi, perché la battaglia finale è veramente lunga. Non so neanche se la riprenderò tutta, magari riprenderò con... Farò un finale di un video dedicato a Kagura, Naraku, abbiamo vinto. Ah, abbiamo perso, ma è impossibile. Sei convinta adesso? Aspetti, aspetti che questa follia mi convinca? Perché? Perché non vuoi capire? Perché non vuoi... No. Tu vuoi sparire per caso? Naraku ha aspettato per tutti questi anni, anche quando era una bambina, ha aspettato. E se mi fermo adesso... Vabbè, non è che... Non ci avete mai pensato che renderei la sua vita intera inutile? Non sprecherò tutti gli anni in cui lei mi ha aspettato. Questo è quello per cui combatterò. Questa è la causa per cui distruggerò gli Yoma. Questo è il mio destino. Per Naraku, per la mia amica. Master Kagura. Uah! Sta avendo un altro risveglio? No, Rango C, stiamo andando male. Male, 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 male proprio. Vabbè, next. No, non volevo fare next. Vabbè, ragazzi, ci rivediamo alla prossima. No, aspettate, filmatino di introduzione prima. Filmatino di introduzione. Io sono Kagura, colei che farà svanire tutti gli Yoma. Guardate, si è risvegliata, ora ha anche un'armatura e gli occhi dorati. Ora, questa è la sua vera, verissima forma. Ecco, questo è True Orochi, che lo fa, lo disseppellisce. Tempo, per te è tempo di perire. Izanagi. Ecco. Il vero potere di Kagura. Sconfiggere istantaneamente qualunque tipo di Yoma. Finalmente. Si è svegliata. Completamente. Adesso è un'assassina di giganteschi Yoma. Com'è possibile? Completamente risvegliata, Master Kagura è instoppabile adesso. Tutti quelli che la intracciano saranno destinati a... Vabbè. Non si è ancora completamente risvegliata, come? Cosa? Cosa state blaterando? Ancora più no sense. Forse desiderate... Vabbè. Sei veramente risvegliata, perché stai piangendo?
piangendo io? Ah, è solo una lacrima. Perché di Master Kagura sulla ginocchia? Perché? Perché continui a rimandare? Vabbè, il suo potere si è risvegliato, ma il suo cuore è ancora lo stesso. Lo stesso cuore che ha per te, Naraku. Insignificante. Ora ho tutti i miei poteri. Non importa, non mi importa nient'altro. Non potete fermarmi. Oh no, noi ti fermeremo una volta per tutte. Combatterò per la felicità di tutti quanti. Questa è la giustizia in cui credo. Questa è il... Ed è questa la causa dei miei poteri di Shinobi. Lo so, hai ragione Asuka. Non posso discutere con questo proprio adesso. Vabbè. Io sto solo cercando per un bel combattimento. E voglio mettere la mia anima a fuoco. Kagura, puoi portarmi la gioia nella vita? Ti sfido Kagura, questo è il mio vero potere. Ecco, adesso anche loro, anche Asuka e Omura fanno le loro, diciamo, trasformazioni finali. Cioè Ultimate Asuka, che è Asuka con i capelli sciolti semplicemente. Ecco, è circondata da un'area verde. Cambiano anche le sue due armi. E Crimson Omura, che come sapete è Omura con i capelli sciolti e rossi. L'abbiamo usata a inizio Let's Play. E usa una singola spada. No, no, telecamerina, non adesso che ci sono le loro forme. Asuka, Omura. Va bene. E ci rivediamo ragazzi alla prossima. Non sottovalutatemi. Assaggiate il vero potere di Kagura.